Non vogliamo che i confini siano muri o peggio trincee, ma cerniere e ponti. Lo vogliamo perché questo è il testamento di chi sulle frontiere ha perso la vita. E lo vogliamo anche per quanti oggi, a prezzo di terribili sofferenze, si sono fatti migranti e chiedono di essere considerato quello che sono, persone. Un intervento accorato, quello del Cardinale Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in occasione dell'inaugurazione della Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, in Porto Vecchio, a Trieste. Subito dopo l'intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma le parole del Cardinale non sono passate inosservate al mondo della politica, con i distinguo, in primis, del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Parlare di diritti fondamentali, di alcuni diritti importanti, ma tutto questo si esplicita, e questa riflessione vi consegno, all'interno delle regole, perché non esiste diritto nell'illegalità, non esiste diritto se non vengono fatte rispettare le regole, perché altrimenti diventa la legge del più forte e diventa invece la sconfitta di chi è debole. Ancor più specifico e approfondito l'intervento di Fratelli d'Italia con il capogruppo in regione Claudio Giacomelli. È chiaro che la dottrina cristiana deve trovare un incontro con le leggi, perché è chiaro che da un punto di vista cristiano c'è l'indissolubilità del matrimonio, eppure c'è il divorzio. Naturalmente da un punto di vista cristiano c'è il perdono, eppure abbiamo un sistema che punisce i reati, non li perdona. Da un punto di vista dell'immigrazione, le parole del Cardinale sono senz'altro delle parole estremamente cristiane. Da un punto di vista di chi si dedica al territorio, di chi fa politica, c'è un'altra questione che sono le leggi. E quindi naturalmente anche l'immigrazione è regolata da leggi. Naturalmente, in effetti, al di là dei principi, anche il Catechismo della Chiesa Cattolica parla di immigrazione dicendo che il legislatore può subordinarla a delle leggi, e in Italia le leggi le abbiamo. Quindi grande attenzione a quello che dice il Cardinale, poi però ci sono le leggi. E le leggi dicono che qualcuno può entrare e qualcuno non può entrare. E chi non può entrare non deve entrare.